Ben ritrovati di nuovo su Reviewing You. Oggi andiamo a recensire un altro articolo di pesca. Si tratta di 12 cucchiaini spoon da pesca per le trote marcati Hetto. Come potete vedere, arrivano in questa scatoletta di plastica. Abbiamo una scatoletta di 11 cm per 8 cm e mezzo circa. È molto comoda, molto compatta. L'altezza è di un centimetro e mezzo. Li vado ad aprire insieme a voi, faccio un piccolo zoom. Sono 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12 cucchiaini. 12 cucchiaini, come dicevo prima, che variano tra loro non per il peso, perché sono andato a pesarli prima e sono attorno ai 2 grammi barra 3 grammi, ma per la forma e per i colori. Come vedete, questo qua ad esempio ha tutta la parte esterna, diciamo, non liscia, quindi con delle piccole scalanature. Abbiamo un brillantinato giallo e nero, il gancetto che va poi sulla lenza e l'amo con ardiglione. Quindi se volete appunto usarli per la pesca release, dovete cambiare l'amo. Però comunque sembra anche qua solido, e il retro, come vedete, è argentato, ed è anche argentato su tutti gli altri. Questo è uno. Poi andiamo a prendere un altro. Questo qua ha una forma un po' più allungata dell'altro. Siamo sui 2,5 cm. Questo rosso brillantinato e giallo, come vi dicevo, sempre argentato sul retro. Questo invece è rosso e nero brillantinato, argento sul retro. Abbiamo la misura di 2,6 cm e così via. Questi qua invece sono lisci, come vedete, presentano la parte liscia, quindi è tutta un'altra cosa. Vado a prendere quest'altro ondulato. Abbiamo sui 3 cm, questo qua è anche questo 3 cm di lunghezza. Questo qua invece è blu e nero. Diciamo che un po' di spoon colorati non fanno mai male per la pesca alle trote, perché capita che le volte mangiano sul giallo, che le volte mangiano sul blu, dipende poi ovviamente anche dallo spot di pesca e dalle condizioni. Comunque dipende soprattutto da quello che hanno intenzione di fare le trotte quel giorno. Questo qua è un verde, vediamo se mette a fuoco, un verde sempre brillantinato con la parte nera in alto. Misuriamo, è all'incirca di 3 cm. Poi abbiamo questo rosso barra arancione, è più un arancione effettivamente, sempre argentato dietro, che non è male. Su questo secondo me si dovrebbero fare delle belle catture, perché usandone uno simile di questi colori, diciamo che ho visto che va molto sulle trote. Questo qua è un bianco panna, 3 cm. Bellino. E poi arriviamo a quelli più particolari, veramente belli questi, hanno queste specie di crespature, venature, nero e rosa, bellino, 3 cm. Poi c'è quest'altro che è con le crespature gialle fluo, e poi questo qua per finire che ha increspature rosse arancioni. Quindi rispetto a questo, vedete, sono colori diversi, molto bellini questi qua. Non vedo l'ora di testarli, quindi andare a trovare e vedere se effettivamente funzionano. Però comunque sembrano
di buona qualità, siamo anche qua quasi sui 3 cm, sono di buona qualità da come li sto vedendo, anche le parti metalliche dove appunto va la lenza sono resistenti e sono veramente soddisfatto perché l'ho pagati poco e devo dire che mi sembrano veramente di qualità. Vi lascio il link in descrizione se volete provare ad acquistarli e provarli anche voi, fatemi sapere come li trovate, nel caso io comunque ho intenzione di provarli personalmente in questi giorni che verranno e semmai vi farò sapere.